i milanesi. Poi un'altra spallata di Milano, ma ancora una volta la Virtus risponde presente e si riporta solamente sul meno 5 di svantaggio. Abbiamo parlato all'inizio della nostra telecronaca dei precedenti in assoluto tra queste due formazioni, qui intanto il nostro focus su quello che finora è il miglior realizzatore della partita, James Nunnally, 8 punti per lui. Dicevamo dei precedenti invece in Coppa Italia tra queste due formazioni, 3 vittorie per parte, 1-1 se andiamo a prendere in considerazione soltanto le sfide all'interno delle Final Eight. C'è anche un precedente tra i due allenatori in questa competizione nel 2008, quando Pianigiani allenava a Siena e Sacripanti a Pesaro, e la vittoria andò al coach Canturino. Le cose nel campionato cambiano velocemente, adesso si sono chiaramente cambiate le panchine. Sacripanti da quest'anno appena arrivato sulla panchina di Bologna, Pianigiani al secondo anno su quella di Milano, tanta acqua è passata sotto i ponti da quegli anni lì. Sacripanti che ha avuto delle risposte importantissime in Europa, meno invece in campo italiano. La Virtus soltanto all'ultima giornata è riuscita a staccare il pass. Intanto abbiamo visto sullo sfondo sia Marco Calvani sia il patron di Venezia, Brugnaro. Vabbè, oggi qui presente il goto della pallacanestro italiana, sia di LBA, del nostro campionato, della nostra Serie A, sia di A2. Chiaramente sono sempre delle manifestazioni stupende a cui essere presenti. Dicevamo meno competitiva invece in Italia la Virtus, è riuscita a staccare il pass per le Final Eight soltanto all'ultima giornata di regular season e continua a restare lì un po' ai margini della zona playoff, più o meno lo stesso andamento della passata stagione. Della Valle, fuori per Kuzmiskas, che vuole andare in uno contro uno su un Baye, viene stoppato dal francese, poi la palla recuperata ancora dal giocatore lituano. Nonostante la superiorità, Milano non riesce a trovare il canestro, con Della Valle che non è particolarmente fortunato. È veramente ricacciata indietro due volte dalla difesa, dalle stoppate bolognesi, la palla per i milanesi. Va dentro in penetrazione Tony Taylor, riesce anche ad appoggiarsi. Decisamente in partita questa sera Tony Taylor, meno 3 ora con il canestro da parte del giocatore nato a Sleepy Hollow. E nella penetrazione fa vedere uno dei suoi punti di forza. E gioca due tra Gerrals e Barnes. Va dentro Fontecchio, difficile l'angolo, praticamente inesistente. Allora il recupero della Virtus che può attaccare in transizione. La finta di Aladori che va dentro, c'è il fallo subito da Pietro Aladori. Due liberi per il giocatore della Nazionale. Riesce a averla meglio sul rientro difensivo di Milano. Pietro Aladori che penetra sul lato sinistro del ferro. Lascia sulle gambe Burns, che poi deve spendere un fallo abbassando il braccio sul tiro di Pietro Aladori. Eccolo qui inquadrato Pietro Aradori, reduce da una stagione particolare con tanti alti e bassi. Poi alla fine però, se andiamo a vedere le sue cifre, oltre 13 punti di media con il 40% dall'arco. Il suo da un punto di vista realizzativo, Pietro lo fa sempre. Ha avuto un mese di gennaio un po' in calo rispetto ai suoi standard, però poi è rientrato nelle sue medie abituali, l'11° in percentuale nel tiro dalla lunga distanza col 41% nel nostro campionato. Ha cominciato forte la Virtus questo periodo con un mini parziale di 4-0, Della Valle prova a chiuderlo, prima finta la conclusione, poi ci pensa troppo, allora sbaglia, il rimbalzo però viene conquistato da Fontecchio con l'extra possesso di Gerrels. Il blocco portato da Barnes, ancora Gerrels a crearsi la conclusione, sbaglia con Milano che sta abusando nelle ultime azioni del tiro da tre punti. E viene a alzare il braccio Cuoli sul tiro di Gerrels negli ultimi secondi. Aradori, palla in post basso dove c'è Mbaye, il suo uno contro uno su Kuzmiskas. Primo sorpasso della partita per la Virtus con Mbaye, che ha tutte le motivazioni di questo mondo questa sera. Una grande stoppata davanti allo sguardo di Beppe Bergomi qualche minuto fa, e poi questa super giocata con vittima designata Mindaugas Kuzmiskas.
e Pianigiani ha deciso che ne ha abbastanza, troppo facilmente vengono battuti i suoi giocatori in uno contro uno, prima Burns, adesso Kuzminskas, che veramente non riesce a mettere un piede sulla linea di fondo e regala addirittura anche un fallo alla penetrazione del francese. Che giocata da parte di Amat Mbaye, un giocatore che ama fare questo movimento, finta di andare a destra, poi attacca a sinistra conquistando la linea di fondo. E poi ne abbiamo parlato del talento di questo giocatore che per troppi anni ha fatto parte di un campionato poco competitivo come quello giapponese Nagoya, e poi all'inizio della sua carriera italiana, tra l'altro Mbaye, Sandro, MVP dell'ultima giornata di Champions League, quando la Virtus ha conquistato appunto il primo posto nel suo girone battendo Patrasso, quella sera doppia doppia per il giocatore nato a Bordeaux. L'ha sempre detto, io ho bisogno di situazioni in cui posso esprimermi al meglio, così è stato in Giappone, così è stato decisamente a Brindisi, un po' meno a Milano, e adesso di nuovo. Tra l'altro quest'anno le sue performance, soprattutto in Champions League, gli sono valse anche la convocazione nella nazionale francese di Vincent Collet, 18 punti realizzati contro la Repubblica Ceca e poi in 25 minuti, quindi sarà uno dei giocatori che troveranno probabilmente ancora parte a far parte della nazionale di Vincent Collet. Non solo il Gotha del basket, ma anche tanti appartenenti al mondo del calcio. Abbiamo visto Bergomi e anche Pioli, inquadrato qualche istante fa, prova ad uscire forte Milano dal timeout di Pianigiani, ma sbaglia la conclusione, poi il rimbalzo e l'apertura per Paiola. L'uscita di Aradori, su di lui c'è Mitzov, è in ritardo, allora prova a punirlo Pietro Aradori, sbagliando però la conclusione dai 6,75. Uscita dei blocchi, difensore però è vicino e fa buona guardia. Gerrels, gran palla per il taglio di della Valle, attacco perfetto dell'Olimpia. Penetrazione, difesa tratta dal pallone, non si accorge del taglio sulla linea di fondo di Amedeo della Valle, che veramente molto delicatamente appoggia la palla dentro al ferro. Mbaye, il blocco di Cuoli, e riesce a trovare lo spazio a Matt Mbaye con Omic, che non riesce a seguirlo anche perché cade a terra, non fortunato lo sloveno. Lotta fra giganti e Cuoli dimostra veramente insospettabili i doti di palleggiatore. Mitzov, grande inizio di partita per il serbo, anche se poi non è riuscito a capitalizzare con tanti errori a cronometro fermo. Ora senza idee chiare l'attacco di Milano, con Mitzov che ha tirato da oltre 7 metri. Sta lavorando bene sulla linea di passaggio Bologna, costringendo a delle forzature nell'attacco di Milano, che non ha costruito nulla. Male le due squadre, l'abbiamo visto dalla nostra grafica nel tiro da 3 punti, 2 su 10 per Milano, 1 su 6 per Bologna, e ora il fallo in attacco fischiato a Cuoli, che ha cercato di allontanare Omic per prendere posizione. Già sul primo contatto poteva starci il fischio, poi è arrivato sul secondo, ma ci stava. Ricordiamo che per prendere posizione puoi usare i gomiti senza spingere, non puoi allungare il braccio per spingere lontano il tuo difensore, devi mantenere il gomito, tenere la posizione chiaramente, con l'altra mano andare a ricevere il pallone, dare il bersaglio. Abbassa il quintetto Simone Pianigiani, dentro Brooks proprio al posto di Omic, ma questa sera l'abbiamo detto tante volte, vedremo Milano in campo senza un centro puro. Milano che soltanto alla vigilia di questa finaletta ha recuperato Tarceschi, ma non ha il ritmo partita per essere competitivo in una sfida così delicata. Stoppato intanto Gerrels con Mbaye, che sembra essere scatenato questa sera. Paiola per Aradori, la finta di andare a destra, poi l'arresto, tiro con canestro per Pietro Aradori. Lo avevamo detto, quando vede Milano di solito gioca bene. E se i tiratori di Bologna riescono ad andare in fiducia e vedono il canestro largo come una vasca da bagno, diventa veramente difficile fermarli per qualsiasi difesa con il talento che hanno. La ricezione di Mitzov, tutto chiuso, palla fuori per Gerrels, finta di andare a sinistra, fa saltare Paiola, poi palla toccata soltanto dal giocatore della Virtus. Il tiro arriva praticamente allo scadere dei 24, ma è ancora possesso per Milano con Della Valle che alza la paragola, non riesce a trovare il canestro, ma ci pensa Kuzminskas. C'era stata una buona difesa di Bologna, poi Milano capitalizza il rimbalzo d'attacco e la schiacciata al volo di Kuzminskas. Ritornato in campo anche Kevin Panther, pochi minuti per lui, poi subito due falli per l'ex giocatore dell'EK. Paiola scivola sul parquet, perde palla, recupera immediatamente Milano che parte in transizione.
in ritardo, poi Paiola che in due o tre occasioni è scivolato, ora sta cercando di trovare la migliore aderenza, quella che gli è un po' mancato in questo inizio di partita. In una fase della stagione in cui Taylor non è riuscito a trovare il ritmo, Paiola è stato qualcosa in più di un semplice secondo playmaker. È maturato molto anche sfruttando i minuti concessi in Champions League, se li è meritati chiaramente. Nel frangente precedente va a saltare sulla finta di tiro di Gerais, mai fare questo errore, mai staccare i piedi dal parquet, tenere il braccio alto, se vuoi tirare tira sopra il mio braccio, ma non vado a saltare sulle finte perché sarà sicuramente un errore che poi pagherò a caro prezzo. 5-0-5 da giocare a Radori, e so Mizov che ha l'opportunità di sparare dall'arco, tiro sbagliato, ma è ancora possesso per l'ex giocatore del Sesca Mosca, che poi in allontanamento va a realizzare. E quando riesce a guadagnare quella posizione così facilmente davanti al suo difensore, guadagna il centro dell'area, diventa veramente un gioco da ragazzi realizzare per lui. 100% di realizzazione da due punti per Vladomizov, nonostante lo 0 su 4 è liberi. Il gioco a due con il pick and roll laterale tra Taylor e Brian Quoli. Vuole andare a giocarsi l'uno contro uno, Quoli contro Brooks, e qui fa valere i chili in più che ha a disposizione. Giustamente l'ha fatto nell'altra situazione, nell'altra metà campo, in una situazione fra esterni. Mizov lo fa Quoli contro Brooks facendogli a pagare. Ora James vuole provocare la difesa di Panther andando con il terzo fallo del giocatore della Virtus, poi attacca Jeff Brooks. Qui Sandro, una situazione chiarissima: da una parte Quoli prova a sfruttare i suoi mezzi contro Jeff Brooks, dall'altra parte ovviamente Brooks lo attacca da lontano. L'avevamo menzionato all'inizio della gara, sono logicamente due tattiche diverse. Milano deve fare con i giocatori piccoli nel ruolo di lunghi, ovvero Kuzminskas in questo caso e Brooks, e chiaramente ha un vantaggio partendo lontano da canestro, andando a sfruttare la capacità di trattare la palla di ball handling e andando a lavorare sulla rapidità di questi giocatori. Dall'altra parte Bologna adesso ha inserito Moreira, ha gravato i due falli al posto di Quoli, anche lui con due falli. Lavora dove? Vicino al ferro, dove hanno centimetri, statura, peso per andare a averla meglio su questo tipo di giocatori lunghi di Milano. Sono i primi tiri liberi che mette a segno Milano questa sera dopo lo 0 su 4 di Mizov, e li mette al referto Jeff Brooks. Ottima la partita questa sera finora per Brooks, che ha già vinto questo trofeo quando era a Sassari nel 2015. Ha vinto un trofeo anche importante come l'Euro Cup insieme a tre suoi compagni di squadra qui, ovvero Nedovic che è oggi in panchina, e insieme a Omic, tutti a Malaga. Arresto e tiro con canestro per Kevin Panther, finalmente si mette in partita Kevin Panther. Abbiamo visto anche l'inquadratura per Massimo Zanetti seduto al fianco di Luca Baraldi. Tanto spazio per Kuzminskas, e in questa fase della stagione non puoi lasciare questo tipo di soluzione a Kuzminskas perché si sta ritrovando. Troppo spazio decisamente per Kuzminskas sull'incertezza della difesa di Bologna, e il lituano punisce. L'uscita di Aradori con Panther che indica ad Aradori la strada da percorrere, cioè andare a giocare in post basso dove c'è Moreira. L'uno contro uno di Moreira su Mizov, poi la palla recuperata al rimbalzo da Brooks e l'apertura per Mike James. Mizov fa ottima guardia su Moreira. Nannali in transizione, non sbaglia mai questo tipo di iniziative. James Nannali diventa il primo giocatore della serata ad andare in doppia cifra. Che impatto che ha avuto sul nostro campionato, sul nostro basket, James Nannali. Ed era lì il difensore di Bologna, vedete Taylor alza la mano. È chiaro che quando trovi situazioni del genere, giocatori del genere così caldi, devi cercare di fare un passo in più, ma non puoi dire che in questo frangente è stato lasciato libero o c'è stato un errore della difesa bolognese. Questo è veramente talento all'ennesima potenza, e realizza ancora una volta, come in qualche azione precedentemente, da tre punti James Nannali. Dopo Avellino, l'inizio davvero di una vita da top player per James Nannali con l'Eurolega vinta con il Fenerbahce e poi l'NBA. Quest'anno ha giocato sia con Minnesota sia con Houston, poi dopo un contratto di appena 10 giorni con i Rockets, la firma con l'Olimpia Milano, contratto fino al 2020 da
da circa 2 milioni di dollari senza l'NBA Escape. Milano si è assicurato le prestazioni di un talento assoluto, James Nunnally. È stato sfortunato perché decadale a Houston e dopo pochissimi giorni Houston ha preso Kenneth Farid, uno dei più forti giocatori della Lega Americana in questi anni, quindi chiaramente James Nunnally è stato costretto a lasciare l'NBA, uno dei suoi sogni, ma siamo sicuri che ci riproverà magari in futuro. Per il nel frattempo ce lo godiamo qui in Italia, visto che è forte anche del contratto per il prossimo anno, come hai ricordato tu. Si è ripresa la partita all'Olimpia, più 3 ora il punteggio con 3.05 da giocare. Il consegnato di Taylor per Panther, arresto e tiro con errore questa volta per la Pantera delle Vunere, con Nunnally a guidare la transizione dell'Olimpia. La difesa di Aradori una o due volte a tentare di limitare Nunnally, che se ne va via in slalom, ma questa volta perde palla. Allora il contropiede della Segafredo con la palla nell'angolo, ottima visione di Aradori a cercare di creare una situazione di vantaggio, poi la palla recuperata fallosamente da James. Perde forse Bologna l'occasione per sfruttare immediatamente il contropiede, non ottime le spaziature, poi però comunque trova qualcosa di buono con la penetrazione di Panther, fermato fallosamente dalla difesa di Milano. Secondo fallo per James sulla penetrazione di Panther. Taylor prova ad uscire forte, Cournou marcato da Nunnally e palla in post basso. Allora si rinnova il duello tra Mbaye e Kuzmiskas, con Mbaye che se ne va via al giocatore lituano, non proprio un esempio di difesa. Sei stato tenero, vale. È stato troppo facile per Mbaye guadagnare il centro. Kuzmiskas cerca di rubare la palla da dietro, ma non è una situazione che ti porterà qualcosa di buono, perché se non ce la fai o spendi fallo o arriverà direttamente al ferro il tuo avversario in attacco. L'uscita di Panther con solo la retina che trova Kevin Panther. Mizzov ha provato a mettere la sua mano in faccia all'ex giocatore delle Atene. Lo scorso anno vinse la Coppa Nazionale in Grecia e poi conquistò anche la Champions League con la squadra giallonera di Atene. La pressione di Panther su Nunnally, palla dentro, arriva al momento giusto Mizzov. Poi però gli mancano un po' le gambe in questa conclusione. Rivuole il pallone Panther, richiama il compagno con un battito di mani. L'uno contro uno di Moreira su Kuzmiskas, che ancora una volta si sposta ma non riesce a evitare di commettere fallo. Non è consistente in difesa in quelle situazioni su su attaccanti che hanno decisamente più centimetri e più peso, in questo frangente Moreira, ma neanche su attaccanti come Mbaye, che in quella posizione veramente ha ottima tecnica e fisico per attaccare. È chiaro, questo è il piano d'attacco di Bologna: quando c'è in difesa Kuzmiskas, andare a cercare l'uno contro uno contro di lui, perché possiamo trovare un buon vantaggio. Dicevamo, non sempre competitivo in difesa, ma giocatore reduce da 3 partite consecutive in doppia cifra in Eurolega. Kuzmiskas, 19 punti contro il Darussia Faka, ha cominciato a incidere anche in campionato. Tra l'altro è un altro giocatore passato per Malaga, che è sempre ottimi giocatori, ha regalato alla nostra pallacanestro europea. Il padre professionista di ping pong e la madre di pallacanestro, quindi figlio in una famiglia di sportivi professionisti. Uno su due per Yannick Moreira, equilibrio assoluto al Mandela Forum a quota 36 con il raddoppio, il taglio di Omic che non se la sente di tirare, e allora Mbaye gli strappa il pallone dalle mani. Ha messo la palla veramente in maniera egregia nelle mani di Omic, che però rovina tutto perdendola. Ora Moreira in uno contro uno su Omic, lo costringe a un tiro difficilissimo, ma con lui riesce ad arrivare al rimbalzo, poi da dietro velocissimo Mike James. Siamo già dall'altra parte del campo, tiro fuori equilibrio per James che ha forzato un po' questa penetrazione. Tiro su un piede rallentandolo per evitare le braccia della difesa bolognese, nel frangente precedente ha avuto più successo.
qualche problema nel ball handling da parte di Taylor, ancora una volta invitato a prendersi questa conclusione Moreira, e Omic dovrebbe stargli un po' più vicino perché Moreira ha dimostrato di avere questo tipo di soluzione, ma dovrebbe averlo già capito perché Moreira non è la prima volta che fa questo movimento. Nel frattempo James ancora una volta in transizione riesce a guadagnare un fallo fermando così il tempo. Stava dicendo di Moreira, questo è il prototipo del lungo moderno, ovvero sa giocare a spallacanestro, non ha solo centimetri di statura, ha fisico, apertura di braccia e tecnica spallacanestro, ma se la difesa lo battezza vuol dire che gli sta lontana dai 5 metri, sa far canestro, è un giocatore veramente che diverse squadre vorrebbero avere. Attacca a sinistra Mike James, poi chiude il palleggio, allora deve andare da Omic. 6 secondi per James, sfidato a prendersi un tiro da lontanissimo, sbaglia la conclusione e poi la palla recuperata da Taylor. Decide di non correre la Virtus Aradori, la finta su Mitsov, poi lo slalom da parte di Aradori, palla fuori per Turnu. E allora la Virtus trova il massimo vantaggio dall'inizio della partita, più 5. Grande qualità nell'attacco di Bologna, tutti pronti a passarsi la palla, a trovare compagno più libero. Aradori premia il suo compagno con un bacio che realizza da 3. James ancora una volta a forzare la conclusione, va cortissimo Mike James e allora si chiude un secondo quarto in cui la Virtus ha concretizzato il sorpasso, 41-36 il punteggio, grandi cose in posto basso da parte di Yannick Moreira, una partita superlativa finora da parte di Pietro Aradori. A questo aggiungiamoci anche la precisione dall'arco di Cournou, è uno dei migliori tiratori della Champions League e anche questa sera sta dimostrando di essere migliorato tantissimo in questa voce. Sì, Cournou veramente che tira in Champions League addirittura con il 60%.